Bene, lasciate insomma che diciamo, vi traghetti verso la presentazione che poi verrà fatta successivamente, dedicata alle attività condotte all'interno del laboratorio in maniera più specifica, con questa breve presentazione di, diciamo, di pochi minuti e, diciamo così, e poche slide. E, che vi descriverà sostanzialmente il ruolo che Assa Minerari ha avuto all'interno del laboratorio. Adesso permettetemi di farlo diciamo, portando le lancette dell'orologio un pochettino indietro nel tempo. 1883. 1883 si verifica uno dei, insomma, degli eventi sismici più importanti per il nostro paese. E la caratteristica per cui, diciamo, ho richiamato questo evento è che a valle di questo evento il governo di allora decise l'istituzione di una commissione, la cosiddetta Commissione Reale Geodinamica, la quale operò per circa insomma, poco più di 3 anni e successivamente deliberò l'istituzione di un osservatorio che dapprima fu provvisorio diciamo, a Porto Vischio e successivamente definitivo a Casamicciola. La fondazione e la prima direzione dell'osservatorio furono affidate al geofisico e sismologo triestino Giulio Gabrovitz. Ora, all'interno della la cosa diciamo così, ancora più singolare è che all'interno della enorme produzione scientifica che il Gabrovitz produsse durante diciamo così, la sua carriera, c'è l'idea di un'organizzazione, di una sorveglianza sismica a livello nazionale gestita da un organismo centrale. E tra le sue pubblicazioni troviamo diverse dissertazioni che si occupano del ruolo di triggering dei corpi celesti sull'occorrenza dei terremoti. Adesso riportiamo diciamo così, le lancette dell'orologio diciamo, a tempi più recenti e riportiamole diciamo così, al 2012, quando a valle dell'evento sismico dell'Emilia sostanzialmente abbiamo diciamo, l'istituzione di una commissione dedicata, la quale successivamente richiede diciamo così, un approfondimento con un laboratorio dedicato. Ecco, ad un'analisi, diciamo così, superficiale, qualcuno potrebbe anche dire, beh, allora da allora adesso non è cambiato niente. In realtà da allora sono cambiate tante cose, sono cambiate tante cose e diciamo, intanto abbiamo diciamo, alle spalle, a questo punto, due secoli quasi di esperienza sulla conoscenza, quindi da parte dell'università, dei centri di ricerca, ma anche, e io sottolineo soprattutto, da parte delle aziende che operano sul territorio. Se pensate, per esempio, che la prima rete microsismica installata per le attività geotermiche risale al 1978 nei campi Flegrei. Sappiamo molto di più in termini di comprensione dei fenomeni che avvengono nel sottosuolo. Siamo in grado di acquisire sempre più dati diciamo così, con accuratezze sempre migliori. Abbiamo sviluppato nel tempo metodi di interpretazione sempre più accurati e sempre più rigorosi e abbiamo una capacità di calcolo, quindi siamo capaci di fare conti in maniera straordinariamente più grande di quella che il Gabrovitz aveva a disposizione. Diciamo, queste caratteristiche, diciamo, ci portano ad un cambiamento radicale dell'approccio che abbiamo nella gestione di questo tipo di fenomeni e quindi dell'attività diciamo, che si fa sul territorio. Ci consentono di passare da un approccio reattivo, quindi quando noi reagiamo solamente a valle dell'occorrenza di un evento, ad un approccio proattivo, quindi in cui noi adesso siamo in grado di individuare gli elementi di rischio che possono mettere diciamo così, in crisi il sistema. E che in un immediato futuro, diciamo così, ci consentiranno di avere addirittura un approccio predittivo, quindi io potrò fare delle previsioni e dire, ad esempio, su una determinata faglia o in una determinata area, qual è lo stress indotto dalle attività antropiche e quindi poter stabilire a quel punto anche un sistema di gestione dedicato che consenta di capire se, ad esempio, l'attività sta andando nella direzione di inibire o di stabilizzare una certa area, oppure insomma, sta andando nella direzione opposta insomma, di creare qualche problema. Se volete, diciamo, questa slide racchiude un po' quello che, anticipando le conclusioni che vedrete tra poco, è stato diciamo, effettivamente il ruolo di Assuminerària.
Perché? Perché alla fine per fare questo tipo di lavoro bisogna necessariamente passare attraverso l'integrazione di competenze diverse che spesso risiedono anche in luoghi diversi. E la rete delle aziende che operano all'interno di Assominerarea ha proprio questo valore. Quindi, oltre ad avere internamente delle competenze, quindi delle persone che hanno conoscenza della materia, ha un network per cui è in grado di attingere anche all'esterno per poter creare la squadra giusta e poter affrontare nella maniera compiuta, diciamo così, l'argomento. Il risultato qual è? Il risultato è quello che poi vedrete illustrato dopo, cioè è uno studio, diciamo così, assolutamente rigoroso e nei suoi contenuti originale. Quindi non trovate nessun altro studio che faccia questo tipo di lavoro. Dove nasce il laboratorio? Il laboratorio nasce diciamo, da un'esigenza, allorquando all'interno dei lavori della Commissione Chiese, praticamente a valle di un'analisi statistica, si mettono in correlazione degli eventi occorsi nel luglio del 2011 con un aumento di produzione del campo. Ecco, quindi diciamo così, questo è l'incipit, se volete. E questo, diciamo così, questo tipo di analisi diciamo, porta alla conclusione che voi tutti quanti conoscete, ma diciamo così, mi piace sottolineare il fatto che la conclusione, a mio avviso, a maggior valore è quella in cui ad un certo punto diciamo così, si esprime la necessità di avere un quadro più completo possibile della dinamica dei fluidi di giacimento al fine di costruire un modello fisico del sottosuolo a supporto di questa analisi statistica. Ecco, questo qui, diciamo così, diciamo così, il valore. Che cosa accade dopo? Accade che il laboratorio praticamente nasce in una situazione in cui più che sulla disponibilità di dati che provassero la connessione tra le attività e la sismicità, si era sostanzialmente in assenza di dati che provassero il contrario. Quindi non c'erano dati che, diciamo così, dichiaravano, passatemi, l'innocenza diciamo così, delle attività. E questo ha generato da subito una necessità importante all'interno del laboratorio, cioè quella di capire che tipologia e quanti dati fossero necessari e quali fossero i metodi scientifici che andavano applicati per poter chiarire il ruolo delle attività. A questo punto si sono generati da subito due filoni di attività che poi tra di loro sono interconnesse. Da una parte la campagna di raccolta dati e di interpretazione, quindi sono state fatte delle prove di iniezione. Sono state fatte prove di produzione, sono stati acquisiti i risultati di studi, se volete, ancora in progress, come il progetto Geomol tra la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia, e sono stati interpretati questi dati. Contemporaneamente, ed è qui, diciamo così, che interviene quello che vi dicevo prima, cioè il ruolo importante di Assomineraria, è stato avviato uno studio per riuscire a realizzare quel modello fisico che incorporasse tutte le conoscenze e mettesse insieme tutte le competenze diverse in maniera tale da raggiungere un risultato chiaro. Beh, lo si è fatto, diciamo, attraverso, diciamo così, le competenze di sei professori, statunitensi, ciascuno dei quali con competenze specifiche in materia, che potessero affrontare la questione, diciamo così, in maniera completa e in maniera organica, quindi senza lasciare spazi o dubbi di sorta. Ecco. Lo studio è sostanzialmente, beh, intanto è pubblico, quindi potete consultarlo e scaricare anche i dati che poi alla fine l'hanno originato dai siti del laboratorio e dal sito di Assomineraria. Lo studio si compone di quattro sezioni fondamentali, una sostanzialmente che fa la fotografia del sottosuolo e che rende conto dei movimenti, diciamo così, passati e recenti delle strutture. Una seconda fase che illustra, diciamo così, fa il punto sulla sismicità, diciamo così, registrata nel tempo e la sismicità storica. Una terza sezione che rivede i meccanismi ad oggi noti per l'induzione e l'innesco dei terremoti e li cala nel contesto di Cavone per vedere se questi meccanismi funzionano o non funzionano. E infine, diciamo, la quarta sezione chiude con, diciamo, la descrizione dei modelli geomeccanici, del modello geomeccanico che, diciamo così, che tra un po' vedrete.
Quindi diciamo, arriviamo alle conclusioni. Sostanzialmente l'iniziativa laboratorio, quindi Asso Mineraria ha aderito, ha patrocinato l'iniziativa, intanto nell'ottica di una crescente attenzione di tutte le società che operano all'interno di Asso Mineraria, di attenzione per le tematiche ambientali e la salvaguardia dei cittadini. Ha collaborato fornendo una risposta scientifica, se volete, ben documentata. E lo ha fatto assicurando, assieme a tutte le componenti del laboratorio, quindi assieme alla Direzione Generale delle Risorse Minerarie, assieme alla Regione Emilia-Romagna, assieme alla società che opera sul campo, la Padana Energia, la massima trasparenza. Tutto questo, come detto, da una parte con l'obiettivo di chiarire effettivamente il ruolo giocato dalle attività di coltivazione del giacimento, ma anche con un obiettivo, se volete, molto più ambizioso, che era quello di dimostrare che esistono strumenti che sono in grado di gestire i rischi legati, al business della coltivazione degli idrocarburi. Questo fa una cosa importante perché ci consente di dire che abbiamo gli strumenti a disposizione e che dobbiamo svilupparli naturalmente, quindi dobbiamo essere sempre più bravi, ma che abbiamo la possibilità di mettere in campo quegli strumenti che siano in grado di darci delle sicurezze o, se volete, ridurre sempre di più il margine di incertezza per non cadere all'interno di questi impasse come ci siamo trovati un po' a valle della Commissione. Io avrei finito per non rubare spazio alla Presidenza. Grazie Francesco, grazie.